Ciao. Abbiamo ricevuto la tua email. Come hai incontrato l'uomo del mistero? Tyler. L'ho conosciuto su MocoSpace. Che cos'è? È un social media con delle chat room aperte. In quel periodo avevo diversi problemi con i miei genitori, quindi ho iniziato a cercare qualcuno con cui sfogarmi online. Ho iniziato solo leggendo la chat, ma poi mi sono fatta avanti. Lui si è messo in contatto con me. Tyler è l'amore della mia vita. Col tempo il mio amore per lui è andato aumentando. Non credere. Guardala, si è illuminata. Le si sono letteralmente illuminati gli occhi appena ha parlato di lui. Mi sono subito fidata di lui. Non avevo mai trovato una persona simile in vita mia. Perché non vi siete videochiamati? Beh, non si sentiva abbastanza a suo agio con me per videochattare. Abbiamo cercato di incontrarci di persona due volte, ma si è tirato indietro all'ultimo secondo per dei problemi in famiglia. Mi ha ferita. È stato allora che ho iniziato a insospettirmi. Non abbiamo mai davvero parlato al telefono. Aspetta, pensavo che vi sentiste al telefono sin da quando vi conoscete. Ah, sì, ma sempre tramite SMS e WhatsApp. Perché non l'hai mai chiamato? Tira sempre fuori delle scuse. Mi dice che non si sente a suo agio e non gli piace parlare al telefono. Tyler ha una pagina Facebook, Instagram, Snapchat o cose simili? Non l'ho mai cercato. Lo so. So che tutto questo vi sembrerà assurdo, ma io lo amo. Ci deve essere una spiegazione. È come se la mia vita fosse in pausa, in attesa di questo ragazzo di cui mi sono innamorata. Oh mamma, il cuore mi batte fortissimo. Ciao, Niv. Tyler. Piacere di conoscerti. Quindi, a parte le foto, tutto quello che le hai detto era vero, giusto? Sì. Cosa pensi di tutto questo? È la cosa migliore che mi sia mai successa. La amo. La amo davvero e tengo a lei. È qui davanti a te. E infatti ha fatto molta strada per incontrarti. Qualunque cosa tu voglia dire, giusto, dovresti dirla a lei. Mi spiace averti mandato quelle foto finte. Avevo paura che se avessi visto come sono veramente non mi avresti più parlato e non volevo che succedesse. Mi spiace. Ti sembro davvero quel tipo di persona. Una che ti giudica quando sai che sono stata giudicata tutta la vita. Sinceramente no. Ok, quindi perché l'hai fatto? Era un momento difficile e ho avuto paura. Perché non hai mai risposto al telefono? Perché sinceramente mi viene più facile scrivere. Ma perché non chiamarla di tanto in tanto, giusto per farle sentire la tua voce? Li avrebbe reso più vicini, li avrebbe accomunati. Sinceramente, parlare al telefono mi mette un po' a disagio a volte, perché non so cosa dire, trovo più facile scrivere. Ok. A ogni modo, perché hai creato quel profilo? Ero su internet col telefono e ho letto qualcosa su MocoSpace. Quindi ho cercato di capire cosa fosse. Ci sono entrato e ho creato un profilo. L'unica persona che c'era era Lisa. Perché hai così tanti profili falsi su MocoSpace? Voglio saperlo anch'io. Io pensavo di averne solo uno. Ma il tuo numero di telefono è collegato a tutti gli altri 12 profili. 12 profili? Non ho idea di chi abbia creato gli altri. Dico davvero, Alyssa, sul serio, mi spiace se ti ho portato in qualche modo a non fidarti di me. Sinceramente, sei la cosa migliore che mi sia mai successa. Ti amo. Non so se riesco a crederci. Niente è più come prima. Mi spiace, devo allontanarmi.